può qui. E rospi ce ne sono? Sì, sicuramente ci sono. E... che belli esemplari che avete. Sono belli. Belli grandi. E adesso sono nati due pulcini, adesso sono dentro una sorta di incubatrice al caldo, ma sono nati due pulcini. E gli operai vengono tutti i giorni, anche la domenica, stamattina quando sono entrata erano qua, vanno a mangiare gli animali tutti i giorni. Ovviamente questa è la fattoria didattica, in poche parole. Questa è una piccola fattoria, esatto, dove questa i bimbi possono comunque vedere gli animali. La Rosetta invece, la Biri, 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 è la capretta. La Biri adesso fa la timidona, ma in realtà lei è molto amica con i cavalli, ecco, vanno molto d'accordo le capre con i cavalli. E lei è anche capace, insomma, di uscire se ne ha voglia. E adesso la Verena, che è la nostra cavalletta, rimane qui intanto che ci sono i visitatori. Durante invece il resto della settimana è libera o un esercito più grande o viene portata all'interno del bosco. Ah, proprio va per sì, i fatti suoi? Accompagnata, però... se no ve la perdete, sì, sì. Ci vuole il GPS. No, ma in realtà è molto brava. Fa tornare a casa. Conosce la strada. Sì, esatto. Ecco, anche per i bambini poter vedere comunque animali, così anche della fattoria non è così scontato. Non è così scontato, tanti non li conoscono. Perfetto. Bravi. Qua la strada è chiusa. Ma sto albero è caduto.
Ah, beh.